Ciao a tutti amici nerd, qua Mattia Pell e oggi andremo a recensire le BXLent GM3. Queste sono cuffie da gaming e come vedete con i LED, ve l'ho già spoilerato anche se lo vedrete dopo, con microfono. Adesso dietro, come vedete, sto provando a registrare con questo microfono. Dopo il risultato lo sentirete nella seconda parte del video. Quindi per il momento non c'è tanto da dire su queste cuffie, le scopriremo meglio dopo. Prima le unboxiamo, anche se le sono già qua. Ecco qui la scatola delle nostre cuffie. Nella parte frontale possiamo trovare le nostre cuffie col modello, le GM3 col logo ovviamente. E dietro c'è, oltre alle nostre cuffie, qualche specifica che vedremo dopo. Cioè, vista così, la scatola non è nulla di che, un pezzo di cartone. Poteva essere anche un cartone un po' migliore, quindi andiamo ad aprirlo. Ok, vediamo cosa c'è al suo interno. La scatola è vuota, perciò via. Istruzioni classiche, ma a noi non servono. Sono anche le specifiche, ma che vedremo dopo. C'è il cavo classico di queste cuffie da gaming, con da una parte il jack unico e dall'altra parte il jack per il microfono e il jack per l'audio. Ma andiamo a vedere ciò che ci interessa di più: le cuffie impacchettate in questo pluriball. Come possiamo vedere, le cuffie, partiamo subito dal jack, che magari è una cosa che salta all'occhio. Il jack classico e una porta USB, perché ovviamente il jack serve per l'audio, mentre la porta USB serve per i LED presenti sulle cuffie che andremo a vedere. Li lasciamoli aperti. Poi, salendo sul cavo, parliamo un attimo del cavo visto che ci siamo. È un bel cavo, devo dire, molto resistente ed è ricoperto in stoffa, quindi potete stare tranquilli che i vostri cavi sono salvi. Salendo troviamo questa parte, questo pezzo di velcro che servirà per raccogliere i cavi delle vostre cuffie quando non li utilizzate. Ora, eccolo qui, eccolo qua, il regolatore dell'audio, eccolo qui, il regolatore dell'audio, sarà questa, la rotella qua sopra sarà bloccata, cioè è un pezzo di plastica unito al corpo principale, anche se questa plastica è opaca e questa qua lucida, ma non può girare, ma ci sarà la rotella qua a fianco, per regolare il volume del microfono, e ci sarà un bel tasto, diciamo, chiamiamolo bello perché è abbastanza solido. Di solito queste cuffie da poco hanno dei tasti scrausini che basta soffiarci quasi e si spostano da soli, però questo mi sembra ben fatto. Ma arriviamo alle cuffie, che è ciò che ci interessa di più. Eccole qua, come vedete sono abbastanza flessibili. Ecco, adesso io non sto applicando nemmeno una forza, però tanta forza, ma ho paura che mi rimangano in mano. E gli archetti sono regolabili da entrambi i lati, hanno questa asticella in metallo. E questa qua, e questo è l'archetto che mi piace nella parte superiore. Nella parte inferiore dell'archetto troviamo questa parte imbottita ed è veramente morbida, mi piace. Ecco i padiglioni, sono ovali questi e perciò, e personalmente li trovo abbastanza scomodi, li preferisco tondi, anche se sono, diciamo, tutto sommato abbastanza morbidi. Una cosa che non mi è piaciuta è il fatto che
le cuffie, i padiglioni siano fissati all'archetto principale. Cioè, fanno un po' di gioco destra e sinistra, però non lo fanno non lo fanno avanti e indietro, che magari potrebbe essere più comodo. Entrambi i padiglioni si fanno il gioco, come vedete, su e giù, però non lo fanno in quest'altro senso, che in quest'altro senso secondo me è più che necessario per far sì che i padiglioni aderiscano bene con la nostra testa. Infatti, se magari teniamo le cuffie così, magari con l'archetto un po' più lungo, sopra rimarranno aperte. Guardiamo un attimo il microfono, visto che ci siamo. Sì, microfono l'ho provato, qualità sufficiente. Purtroppo non si può piegare, rimane fisso, si può richiudere. È un peccato, se si poteva richiudere magari guadagnava un punticino in più. Ecco qua i nostri LED, gli danno un tocco di tamarraggine in più alle nostre cuffie. Sono presenti tre strisce da ogni parte più il LED sul microfono, che rimarrà sempre acceso. Diciamo che se avete una postazione ultra tamarra con piena di LED, anche le cuffie per forza ci vogliono con i LED. Ora guardiamo un attimo meglio quali sono le specifiche di queste cuffie. Gli altoparlanti hanno una dimensione di 40 mm con un'impedenza da 20 ohm, più o meno 15%. La sensibilità è da 115 più o meno 3 decibel, mentre il range di frequenze va dai 20 Hz ai 20.000 kHz. La sensibilità del microfono è da meno 38 più 3 o meno decibel. Il cavo è una delle poche cose positive che mi sono piaciute in queste cuffie. È lungo circa 2 metri, in realtà poco più di 2 metri. E ciò è ottimo per chi ha il case del computer distante dalla postazione vera e propria, o per chi magari ce l'ha sotto la scrivania e quindi ha bisogno di un cavo abbastanza lungo. E ciò mi è piaciuto, per fortuna. Beh, che dire di queste cuffie? Partiamo un attimo dagli aspetti negativi. Allora, innanzitutto i padiglioni, come ho detto nell'unboxing, che si muovono soltanto a destra e a sinistra, ma non si muovono internamente. Il che è un problema se le indossate, se magari l'archetto anche non è messo benissimo, magari non avete regolato della dimensione giusta, magari con un altro paio di cuffie i padiglioni comunque aderiscono bene alle orecchie. Con queste qua fanno un po' fatica. Se io le vado a indossare, sinceramente, per il momento io le sento strette verso l'alto, però qua sotto, e si vede anche, c'è tanto spazio e perciò mi isolano poco. Un altro problema che ho riscontrato in queste cuffie, ma diciamo che questo potrebbe essere molto soggettivo, in quanto magari a qualcuno può andare bene che vada funzionando così, ossia l'isolamento acustico, che non è, cioè si sente tanto il rumore ambientale, magari, come ho detto, può essere soggettivo, ma se gioco a me piace sentire silenzio, però magari a qualcuno potrebbe anche interessare sentire i rumori intorno. Magari vi piace ascoltare la musica mentre giocate, e queste cuffie secondo me potrebbero anche andare bene, in quanto non isolano completamente. Un altro problema che diciamo che ora è un po' più grave è la qualità del suono. I bassi ci sono, rispetto ad altre cuffie, sempre cinesi, che vedrete più avanti, che sto provando ora, qua ci sono, seppur non molto accentuati, dopo ovviamente dipende anche dal gioco, però ci sono. La qualità invece dei medi alti scarseggia un pochino. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è l'imbottitura delle cuffie, dei padiglioni. Le avrei preferita un po' più, avrei preferito i padiglioni un po' più grossi e, come ho detto prima durante l'unboxing, tondi.
e non ovali, perché li trovo piuttosto scomodi quando si indossano. E anche, l'ho detto anche prima nell'unboxing, ovviamente il microfono non regolabile, ma si può soltanto richiudere e non si può piegare. Gli aspetti positivi, seppur pochi, qualcosina ina ho riscontrato, ossia la lunghezza del cavo, come ho detto durante l'unboxing, che oltre ad essere molto resistente è molto lungo. Forse cioè, sarebbe da ridire sulla lunghezza del cavo USB, in quanto non è lunghissima, e sarebbe stato meglio se fosse stato un po' più lungo, col fatto che il jack va usato insieme allo sdoppiatore e quindi guadagna quei 10 cm. Poi gli aspetti positivi in queste cuffie, diciamo, sono anche abbastanza resistenti. Non avevo detto nell'unboxing che sono di plastica, però comunque ci può stare, sono cuffie economiche. Anche l'imbottitura dell'archetto superiore è molto morbida, ci sta. Come vedete si cigolano, però sono cuffie molto economiche. Infatti adesso andremo a vedere il prezzo, che comunque è un aspetto positivo. Una cosa invece che non si posiziona né come aspetto negativo né come aspetto positivo è la qualità del microfono. Ho fatto alcuni test con amici giocando online e non ho mai riscontrato problemi, mi hanno sempre sentito forte e chiaro. Magari servirebbe il volume leggermente più alto, ma quello lì comunque settando da Windows o dal gioco si può regolare il volume, e quindi diciamo non è un problema. C'è un leggero rumore di sottofondo, ma comunque dato il prezzo non si può chiedere di più, e il suo dovere lo fa. Potete usarle oltre che con il computer, con PlayStation e Xbox, soltanto che i LED non andranno, in quanto hanno bisogno della porta USB per funzionare. L'ultima cosa positiva di queste cuffie, che giustifica giustamente un po' la qualità del prodotto, è il prezzo, in quanto sono cuffie che costano in prezzo normale 25-26 euro su Amazon, però si trovano molto spesso in offerta lampo, e anche in questo momento mentre sto registrando sono in offerta a 22 euro, perciò direi che sono più che accettabili. A chi consiglio queste cuffie? Innanzitutto ai casual gamer, quelli che giocano una volta ogni tanto, giusto come passatempo, ma anche perché gli viene in mente. Se siete giocatori accanniti non ve lo consiglio, vi consiglio di spendere un po' di più e prendere prodotti un po' più prendere prodotti migliori. Però se magari siete giocatori del sabato sera, se vogliamo chiamarli così, queste cuffie qua direi che vanno più che bene. Oppure, dato comunque il loro prezzo, le consiglio se dovete fare un regalo, che può essere un compleanno, festività, qualsiasi, e direi che si tratta di un regalo più che accettabile. E quindi amici nerd, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, scrivetemi qua sotto in un commento se le cuffie vi piacciono, se le acquisterete, se le avete già e volete condividermi la vostra esperienza, se conoscete anche il marchio, quello che volete, se avete cuffie da consigliarmi, sempre economiche partiamo, così vediamo anche di fare un confronto tra questi prodotti offerti a pochi euro su Amazon, ma anche su altri siti. E quindi noi ci rivediamo al prossimo video. Bella merda!